il vicino Spider-Man, abbiamo trovato anche Umi. Vai, presentami, di chi sei, come si chiama? Siamo in compagnia di Inkling. Vai, raccontaci un po' del tuo personaggio. Ti racconto. Quando guerre di territorio, con la vernice, chi colora di più vince. Vai, siamo vicini al capitano della squadra di Inkling. Vai, parlaci della tua squadra. Allora, noi siamo i Perugia Griffons, siamo la squadra appunto di Perugia, siamo nati nel 2014 e contiamo 13 persone. Il Quidditch è uno sport appunto misto, giocano sia ragazzi che ragazze. E in Italia è nato nel 2012, con la prima squadra che è nata a Milano, poi si è sparso un po' in tutta Italia, adesso ci sono più o meno 18 squadre. E appunto è un gioco in cui si mischia pallamano, dodgeball e rugby. Praticamente lo scopo del gioco è cercare di segnare in tre anelli, come nella pallamano, e le persone possono essere placcate come nel rugby. Okay. In più c'è anche il gioco del golide. Il golide è quella palla un po' matta che nel Quidditch va a gira nel campo. Qua non c'è questa palla matta, ma ci sono i battitori che, come nel dodgeball, colpiscono le persone. E una persona che viene colpita dal bolide deve scendere dalla propria scopa, toccare i propri anelli. La scopa è questa, ma sempre tenuta tra le gambe. E se qualcuno viene colpito, deve scendere dalla scopa, toccare gli anelli della sua squadra e poi tornare in campo. Okay. E in più c'è anche il gioco del boccino, il boccino d'oro. Quello che sul film e sulla saga dei libri lo prende, esatto, vince, che è una pallina appunto. In questo sport è una persona, un arbitro, che ha una coda e praticamente bisogna cercare i cercatori, cercano di prendere questa coda. Appena è presa il gioco finisce e la squadra che l'ha presa guadagna 30 punti, quindi c'è anche là un gioco, un po' di tattica. Un mio compagno di avventure, un altro Spider-Man, un'altra versione. Ballerini. Ciao a tutti! Spider-Man, che versione sei? Io sono la versione di Rey. We'll be right back.
trovato anche Batgirl, la mia rivale, per oggi siamo amici. Hai raccontato un po' di te, come mai sei qui, perché hai scelto proprio Batgirl? Eccoci entrini assieme a un angelo nero, presentati. Io sono Castiello, super tempo. Tante belle cose, ciao!